L'editoria napoletana a servizio dei detenuti della nostra regione. Stamane a Palazzo Zapata, nella sede dell'Università Pegaso, la rivista di arte e cultura L'Espresso Napoletano, diretta da Francesca Scognamiglio, ha presentato Le voci da dentro, una nuova rubrica che ospiterà gli interventi dei carcerati della Campania. Voci di coloro che non hanno voce, spesso reclusi in condizioni precarie. L'iniziativa è sorta in collaborazione con il Provveditorato regionale, l'amministrazione della Campania e il Carcere Possibile, associazione Ollus della Camera Penale di Napoli. Soddisfazione è stata espressa da Adriana Tocco, garante dei diritti dei detenuti presso il Consiglio regionale della Campania. L'espressione della propria sensibilità è certamente un diritto. Scrivere è un diritto e questo diritto non è negato. È uno dei pochi diritti non negati. L'interpretazione invece che abbiamo dato oggi a questo diritto fa un passo più avanti perché permette ai detenuti di pubblicare ciò che scrivono e quindi di far sentire all'esterno le loro voci. La rubrica darà modo ai carcerati di spaziare sugli argomenti più vari, dallo sport alla cultura passando per lo spettacolo. Un impegno serio e un riscatto per i detenuti che scriveranno. È quello che auspicano Rosario Bianco, editore e direttore editoriale dell'Espresso Napoletano, e Danilo Iervolino, presidente del CDA di Pegaso. Evadere è concreto, in particolare quando poi questo scritto sarà pubblicato su una rivista, sulla mia, su un'altra, poco importa, perché quella è una versione che diventa concreta, lo spazio della mente che si concretizza, la fantasia che trova forma ed è una cosa stupenda. Un progetto questo che vuole rieducare ma dare uno spazio concreto alla speranza. Cerchiamo e speriamo che con questa iniziativa della Roggiusi, che è la casa editrice che cura l'Espresso Napoletano, di realizzare quantomeno una possibilità per i detenuti di non avere quella pressione e soprattutto di non vivere in costante stato di completo abbandono la loro purtroppo pena che devono scontare in carcere e che hanno naturalmente la possibilità di realizzare qualcosa di diverso.